al Borgo La Quercia, la formazione della Gavardo Techmore si presenta alle grandi famiglie di Gavardo. Un gruppo di 13 atleti con Bonzi, Coffinardi, Corti, Farinotti, poi Goggio, Dario e Mirko, ancora Lancini, Modena, Muffolini, Nodari, Palini, Pavan, Tonelli, manca Boifava. Sì. Meglio per lui! Sì, ha avuto questa possibilità di passare al professionismo, adesso starà a lui mostrare quello che vale. E niente, per quanto riguarda la nostra squadra, ci siamo ringiovaniti, abbiamo preso dei giovani di valore e adesso siamo nel pieno della preparazione, iniziamo poi con la Sangeo e avanti. Dobbiamo avere un po' di pazienza con i giovani che vanno a scuola, però abbiamo la possibilità di aspettarli, quindi vediamo poi se siamo stati bravi oppure no. Un gruppo di tifosi, tutti i dirigenti di questa formazione, vengono domenicalmente ad applaudire i tuoi ragazzi. È un orgoglio ulteriore per te? Ma diciamo che la nostra squadra, come dicevo prima, è una squadra di vecchi valori e quindi è una squadra, tra virgolette, di paese, nel senso che esiste ancora il tifoso del bar e quindi siamo orgogliosi di questo e dobbiamo a maggior ragione dare sempre qualcosina in più, visto che c'è molta gente che ci segue. Mario, cosa regalerai quest'anno alla Gavardo Techmore? Cosa posso promettere? Io posso promettere tanto impegno e tanta voglia di fare, di migliorare, e poi comunque sta sempre a noi far vedere, non ci poniamo limiti, nel senso che non è giusto sognare, però è giusto stare anche con i piedi per terra. Se quest'anno, cioè l'anno scorso, abbiamo secondo me vinto meno di quello che ci meritavamo, speriamo di dare più soddisfazione al nostro presidente, ai nostri sponsor e a tutti i nostri tifosi.